grandi campioni non hanno casacca, appartengono al calcio. Questo è il pensiero di Santino Ruggera, un imprenditore con il calcio nel cuore sin da quando era piccolo. E così nel suo museo a Salina, nelle Isole Eolie, ci sono cimeli di tutte le squadre, dagli anni 30 ai giorni nostri. Misca Ruggeri. Non solo mare, sole, bellezze paesaggistiche da patrimonio dell'UNESCO, è un'estate che dura sino alla fine di ottobre. L'isola di Salina, la più verde delle Eolie, offre anche una inaspettata chicca agli amanti del pallone. Basta infatti allontanarsi qualche passo alla spiaggia di Lingua, attraversare la piazzetta dribblando il richiamo del pane cunzato o delle celebri granite di frutta e addentrarsi nei vicoletti per ritrovarsi davanti al Museo del Calcio creato da Santino Ruggera. Un antro delle meraviglie, colmo di ogni genere di cimelio legato al culto di Opalla. Maglie, scarpe, guanti, pupazzi, parastinchi, giornali, riviste e tanto altro. L'idea è venuta fuori 16 anni fa, grazie a tanti amici dirigenti che ho avuto la fortuna di avere nelle mie strutture ricettive qui nell'isola. Da allora quindi è stato arricchito ogni anno sempre di più e abbiamo oggi dei pezzi che vanno da fine 800 ai nostri giorni. Ne contiamo circa un migliaio adesso qui esposti. Sono arrivati in maniera casuale, calciatori, arbitri, procuratori, ognuno portava qualcosa. Le maglie della nazionale italiana spaziano dai mondiali degli anni 30 fino ad arrivare a oggi. Poi ci sono quelle dei fuoriclasse, dalla numero 6 di Capitan Baresi alla casacca bianconera autografata da Cristiano Ronaldo. La prima coppa internazionale vinta dal Milan contro il Marsiglia, e qui si capisce per quale club faccia il tifo santino, si accompagna alla valigia di Sandro Mazzola e al decalogo stilato dal mago Elenio Herrera per mantenere in forma i giocatori durante le vacanze estive. A partire dalla prima tessera della Juventus, i pezzi preziosi sono davvero tanti. Questa è la più antica maglia della Juve esistente al mondo. Campionato 33-34, la maglia del portiere Giampiero Combi. E qui notiamo fascio littorio e stemma sabaudo. L'ultima maglia del Bologna scudettata, 7, era Perani, l'ala di quella storica squadra. Naturalmente consumata dal tempo, qui c'era una medaglietta di San Luca e venne cucita in ognuna delle maglie. Probabilmente in queste è arrivata fino a noi, ma sai perché? Perché questa è la seconda maglia, quella che si utilizzava meno e quindi era quella che subiva meno lavaggi. I guantoni di Dino Zoff indossati nella finalissima di Spagna 82 contro la Germania. Ma il cuore di Santino batte soprattutto per un campione sfortunato. Il pezzo a cui sono sentimentalmente più legato è una maglia di Gigi Meroni dell'ultimo anno da lui disputato con la maglia del Torino. E lui è stato un'icona degli anni 60. Sono sempre stato affascinato da questo personaggio, ho letto parecchi libri, ho visto parecchi documentari su di lui e devo dire che i brividi che ho avuto toccando quella maglia non li ho mai ritrovati nelle altre reliquie. Il museo è sempre visitabile, ma a giugno c'è un evento davvero speciale. Il 15 giugno ho deciso da qualche anno a questa parte di dedicare una serata a questo museo, avendo spesso ospiti dei personaggi di spicco del mondo del calcio. Abbiamo avuto quest'anno due campionissimi come Rudi Kroll e Igor Pronti.